intesa con Corea su base biennale più opzione. Incontro con l'Inter per portare a termine l'operazione, ecco i dettagli. Potrebbe essere davvero in Turchia il futuro prossimo di Joaquín Correa. Sono settimane che l'Inter e l'agente dell'argentino sono al lavoro per trovare una nuova sistemazione. Il classe 94 è di ritorno a Milano visto che il Marsiglia non riscatterà il suo cartellino. Come noto, l'obbligo sarebbe scattato solo nel caso in cui i francesi si fossero qualificati alla Champions dell'anno 21. Il suo procuratore Lucci vanta buoni uffici in casa Fenerbahce, vedi l'operazione Dzeko e quella Bonucci dello scorso gennaio, e non a caso in Turchia si parla proprio di accordo raggiunto tra il Tuku e il club gialloblu che ha appena ingaggiato José Mourinho. Un accordo non confermato dallo stesso entourage dell'attaccante, ma che sarebbe di 2 anni più uno come opzione. Per il sito di Release Postasi, il DS del Fenerbahce Mario Branco avrà presto un vertice coi dirigenti interisti per presentare l'offerta da 5 milioni di euro più bonus. Ci sarebbe fiducia circa la buona riuscita dell'operazione, anche perché il club di Oaktree intende liberarsi a tutti i costi dell'ex Lazio, pagato ben 31 milioni nell'estate 2021. Ora ne vorrebbe 10 per cederlo ed evitare una minusvalenza, ma un'intesa a metà strada è possibile. Su Correa ci sarebbe pure il Galatasaray degli ex Okan Burak e Mauro Icardi, ma al momento il Fenerbahce sarebbe in pole.